A volte la vita è bella. Tra le tante cose che sono accadute in questa settimana, sono rimasto sconvolto per la presentazione di Tekken 8. Lo giocheremo su questo canale. Yeah! Welcome back, benvenuti, bentornati. Il primo video è andato alla grande, lo trovate nella descrizione. Per chi non l'avesse visto, il primo episodio di Cyberpunk comprende anche una sorta di video presentazione, perché abbiamo iniziato lì. E lì vi spiego che il mio è un nome d'arte. Andate a vederlo così capirete meglio che cosa intendo dire. Durante il primo periodo di lockdown avevo dei capelloni molto lunghi. Siccome Cyberpunk ti dà modo di personalizzare il tuo personaggio, allora ho pensato bene di tornare a quella pettinatura lì. Ma adesso passiamo al gameplay. Allora, qui ragazzi siamo laddove tutto è partito, ok? Siamo nel mio appartamento. Chiudi, ok. Vi faccio vedere il guardaroba, ragazzi. Io ne approfitterei per cambiarmi un attimino, perché abbiamo una bella giacca borchiata. Vediamo se fuori c'è bel tempo. Sì, bene, c'è anche una bella nube tossica, proprio di quelle che respiri a polmoni aperti. Like per la nube tossica, ragazzi. Ma io farei una bella doccia. Adesso farei una bella doccia perché sono appena rientrato, mi voglio rilassare. Provo a dormire, ok. Alle 12:50, ok, mi sono svegliato. Cioè, io praticamente ti sto spiegando che se mi tocco la barba posso andare già al Festival di Venezia. Allora, questo tizio sta fuori dal mio appartamento e voglio capire una volta per tutte perché sta sempre con sto tablet in mano. Fai l'indifferente. Fai l'indifferente. Guardalo che stava fingendo. Stava fingendo. Questo è Art Attack. C'hai dei clienti, c'è delle persone da servire, tu cosa fai? Ecco, non ti lamentare, non ti lamentare. Allora, a parte il ray tracing su ogni santa pozzanghera di questa casa, nonostante pago l'affitto. Allora, qui siamo in una palestra, in una sorta di come sei vestito? Cioè, dimmi come sei chiaramente un fan di Madonna, un porco spino, senza spino, solo porco. Lei invece c'ha ecco, c'ha una faccia come dire, ti sto menando, vai via. Vai via che ti sto menando. Ecco, andiamo via, andiamo via. Che ci fa Alfonso Signorini qua? Cioè, noi ridiamo e scherziamo, Alfonso Signorini che ci fa qua? Perché fa finta di bere? Non c'è più niente da fare. Ma è stato bello sognare. Ma vogliamo perderci questo meraviglioso open world? Usciamo, mettiamo di nuovo il naso fuori di casa, anche perché magari troviamo qualcosa o qualcuno, come in questo caso. Sembra un po' un Gerry Scotti futuristico, visto così. Hai visto? È una stupidata. Guarda come ride. Hai visto? Hai visto? Brutto, orribile. Hai visto? Lo fa schifo veramente. Agamennone, ecco, bravo che mi guardi. Ascolta, meriti di meglio. Meriti di meglio che una scatola. Questa non è un'auto. Va bene che hai compiuto 18 anni. Ti hanno venduto lo scatolone fabbricone. Lo guardavi l'albero azzurro. Ecco, praticamente ti hanno venduto una scatola. Ora che ti ho visto meglio sembri... Ok. Raga, ma era sfera e basta questa. Non mi capisco. Raga, ma è bellissima. Sono arrivato dove dovevo andare. Oh, guarda che bella, la via del mare. La via del mare, ragazzi, uno nel proprio immaginario la immagina così. Sulla destra un'auto che brucia, sulla sinistra fumo.
pozzanghere, che se Mosè fosse passato di qui, raga, se Mosè fosse passato di qui avrebbe detto ma io dove cazzo sono finito? Allora, questo è l'ingresso per il mare, guarda che bello, che io dire, levati da coglioni, levati da coglioni. Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare un grande amore sincero ed un felice futuro da vivere insieme per sempre con te. La vita ci ha regalato qualcosa da ricordare. Allora, questo lo vedo proprio dal suo andamento. È uno di quelli che ti vende i dischi di Gigi D'Alessio quando sei bloccato in macchina che stai aspettando al casello, sudato. Pino. Allora, Pino, ascolta. Non li voglio i dischi di Gigi. Va bene? Ascolto altro. Pino, ascolta. Pino, muori. Muori, è inutile che corpi. Pino, muori. È inutile. Pino. Pino, addio, Pino. E niente, Pino, la buon'anima di Pino ormai è diventata abete. Allora, non è ancora notte, ma guidare moto così non sono tutte uguali, eh. Questa qui è veramente stupenda perché accende le luci. Come le accende, chiaramente, le spegne. Guardate che spettacolo, è veramente spettacolare. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Noi ci rivediamo in un altro episodio con Cyberpunk. Mettiamo uno stop, ma non è detto che sia la fine, perché cioè magari riprendiamo adesso. Anzi, fatemi sapere con un commento se vi è piaciuto questo episodio, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Noi ci rivediamo in un altro episodio. Ciao.